Ciao a tutti, io sono Ilenia e bentornati in questo nuovissimo video. Un altro tag perché oggi sono in vena di fare tag e ve lo beccate. Allora, questo è Storia Antica Book Tag, che è redatto da Mirko e trovate il suo link su nelle schede, e vorrei riproporvelo anche questo in estremo ritardo, però non fa niente, meglio tardi che mai. Partiamo subito. Stone Age, uno dei primi libri che ricordi di aver letto. Allora, qua ce ne sono una miriade. Non ce l'ho sotto mano, però sicuramente i primi libri che io leggevo alle elementari erano quelli di Geronimo Stilton, Thea Stilton. Insomma, lo stile di Geronimo Stilton, Thea Stilton, un fottio di quelli, diciamo, praticamente quasi tutti. Viaggio nel tempo, il tessere di Geronimo Stilton, le principesse di Thea Stilton, raga. Vabbè, però il primo libro che io abbia mai letto è Qualunque cosa per salvare un cane, di cui ho fatto anche la recensione qui sul canale, che vi lascio solo nelle schede, se siete curiosi. Seconda domanda, antica Grecia. Retelling o libro ispirato alla mitologia preferito, non necessariamente la mitologia greca. Non posso non citare ovviamente Percy Jackson. Questa è la seconda serie, quindi Eroe dell'Olimpo, che si concentra maggiormente sulla mitologia romana. Cioè, c'è anche la mitologia greca in realtà, perché alcuni personaggi vengono riproposti in questa seconda saga, quindi che derivano da Dede dell'Olimpo, che è la prima serie dedicata a Percy Jackson, e questa invece è anche sulla storia greca, soprattutto sulla storia romana, quindi c'è un po' tutte e due, cioè mitologia greca e mitologia romana, che io tipo adoro, credo siano le mie due mitologie preferite. Terza domanda, l'impero romano, un libro che presenta l'impero, un regno impressionante. Per questa domanda vi rispondo con due libri, ossia Il trono di spade di George Martin e La spada della verità di Terry Goodkind. Sono due mattoni, soprattutto questo, perché allora questo ovviamente sono due libri insieme, se non sbaglio, mentre questo è uno solo, quindi grazie Terry, grazie. Pensate che di questi ce ne sono altri 10 dopo. Comunque, cioè, per essere così grandi, credo che i loro regni siano impressionanti, ma forse anche di più, quindi vi consiglio troppo di leggere questi due libri, soprattutto queste due saghe in realtà, in particolare La spada della verità, perché secondo me è un po' più semplice come serie di scrittura, perché si sa che George Martin ha una scrittura molto pesante, tantissimo, mentre Terry Goodkind un pochino di meno, ha la penna un po' più fluida per quanto riguarda lo stile, quanto per quanto riguarda la trama, no, è più cicciotto, cioè scorre, scrive, non si ferma più. George Martin si è fermato forse un po' troppo, però va bene. Quarta domanda, il Medioevo, libro che ti ha lasciato insoddisfatto. Per non citare di nuovo fantasy, però devo recitare di nuovo per l'ennesima volta questo libro, ossia Origin di Dan Brown, che mi ha deluso, cioè anzi, dire che mi ha deluso è ben poco. Sono 800 pagine di niente, quindi cioè 8 euro così proprio, te li regalo, tieni, cioè dammi niente, ti do 8 euro. Questo è stato lo scambio tra me e Dan Brown in questo caso. Numero 5, Il Rinascimento, un libro da cui hai imparato molto, che ti ha fatto riflettere. Allora, per questa domanda ho scelto Il bambino del fiume di Sally Jones, che è un libro bellissimo, fa riflettere tanto sulla vita, sul valore della vita e sul valore del proprio comportamento, cioè del comportarsi bene con gli altri, della comunità, della società in realtà, e anche con la propria famiglia. E io l'ho amato, e quindi cioè, fa riflettere tanto su tante cose. Io ve lo consiglio, comunque trovate la recensione sul mio canale se volete sapere un pochino di più. E l'ho amato tantissimo, nonostante sia piccolino, è intriso di cose che non potete neanche immaginare. La storia non è chissà cosa, cioè la trama non è neanche originalissima, però ci sono cose che fanno riflettere, quindi grazie Sally Jones per questa piccola riflessione che mi hai dato. 6. La rivoluzione industriale, un libro che presenta un'invenzione, un concetto che ti piacerebbe avere nella tua vita. E cito anche in questo video I segreti di Ascolt di Federico Paccani. Questo è il primo volume, L'isola degli evoluti. Per questa domanda ho scelto I segreti di Ascolt di Federico Paccani. Questo è il primo volume, L'isola degli evoluti. È un po' difficile rispondere a questa domanda con questo libro, ma
provo a spiegarvi cosa intendo dirvi, speriamo. In questo libro si racconta di alcuni ragazzi, anche adulti in realtà, alcune persone che nascono con dei superpoteri. Alcuni nascono ad Askeloth direttamente, però diciamo che Askeloth, che è un'isola, e queste persone nascono proprio perché c'è stato l'inquinamento sulla Terra e continua a esistere l'inquinamento. E io tipo dicono, allora, cioè, ovviamente questa è una storia fantasy, però voglio dire, l'autore ha voluto creare qualcosa di innovativo, cioè non troppo innovativo in realtà, però dall'inquinamento sono nati, e quindi il concetto che vorrei dire io è che dall'inquinamento quindi sono nate cose nuove, cioè è nata una nuova isola e sono nate delle persone con dei superpoteri, cosa che non dovrebbe esistere. No, cioè sono nate a causa dell'inquinamento, quindi questa ovviamente è una storia fantasy, però se ci pensate vorrei che tutti ragionassero come l'autore, perché proprio grazie a questo libro che lui vuole combattere l'inquinamento, perché vuole dire con questo libro che dall'inquinamento possono nascere anche cose nuove e indesiderate. Cioè mi piace molto questa riflessione che l'autore vuole dare. C'è questo concetto dietro che volevo condividere con voi, quindi vorrei che tutti ragionassero così, quindi vorrei che nella mia vita ci fosse qualcuno che ragionasse così come Federico. Spero di essere stata chiara. Non ancora arriviamo ai livelli estremi di far nascere isole e persone con poteri sovrannaturali, però insomma dall'inquinamento possono nascere anche cose indesiderate, come dicevo prima. Settima domanda: prima e seconda guerra mondiale, il tuo libro di narrativa storica preferito sulle guerre, o se non ne hai uno, il libro di narrativa storica preferito in generale. Per questa domanda ho scelto Gli ultimi giorni dei nostri padri di Feldiger, il primo romanzo dell'autore che racconta la storia di alcuni soldati durante la seconda guerra mondiale. Ho amato tutto, quasi tutto, non tutto in realtà. Si vede che è il primo romanzo dell'autore, ma ha fatto comunque un gran successo, e io me lo spiego, e come me lo spiego questo gran successo. Quindi questo è il mio libro preferito di narrativa storica, anche se è un po' romanzato in realtà, sulla seconda guerra mondiale. Ultima domanda: il presente, un libro che tutti dovrebbero leggere oggi. E secondo me il libro che tutti dovrebbero leggere oggi è Il profumo delle foglie di Diana Jefferies, che racconta di una donna che raggiunge il marito in Inghilterra, perché lì il marito ha una piantagione di tè, chi l'avrebbe mai detto? E poi qui in Inghilterra lei rimane incinta, però scopre un segreto del marito. Cioè lei pensa di sapere di cosa si tratta, però ha sbagliato tutto, e anche lei a sua volta nasconderà poi un segreto al suo marito e a tutti in realtà. E tutti dovrebbero leggere questo libro, perché la fine è tipo what the fuck, è tutto un what the fuck in questo libro, almeno dalla metà in poi, tipo che cosa ho appena letto, ma in senso positivo questo. Quindi tutti dovrebbero leggere questo libro, poi costa poco, regà, cioè lo trovate a tipo sì 3,90€, 4€, quindi si può leggere. Bene, questo video è finito, spero vi sia piaciuto, fatemi sapere nei commenti le vostre risposte, vi lascio le domande del tag giù in descrizione, e se questo video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdere nessun altro video, e noi ci vediamo alla prossima, ciao!